Focus della serie. Beh, stamattina abbiamo incontrato il nuovo primo ministro del Canada, Justin Trudeau, con il quale abbiamo parlato delle relazioni tra il Canada e l'Italia, in particolar modo su alcuni settori, energia, scambio di studenti e di ricercatori, iniziative comuni sulla difesa e anche sul fatto che comunque con Justin condividiamo un approccio generazionale, abbiamo più o meno la stessa età e siamo alla guida di paesi che possono giocare un ruolo importante non soltanto nella comunità del G20 o del G7. Con il presidente Vladimir Putin la discussione è stata ovviamente a 360 gradi. Noi da molto tempo diciamo che c'è bisogno di una strategia e non soltanto di una reazione di fronte al grande dramma del terrorismo internazionale, che è un dramma che non riguarda un solo paese, che abbraccia negativamente dall'Afghanistan a Boko Haram in Nigeria, da Al-Shabaab in Somalia fino alla situazione libica che ben conosciamo, fino naturalmente alla assoluta emergenza della Siria e dell'Iraq. Per questi motivi con il presidente Putin abbiamo più volte sottolineato la necessità di riportare la Russia al tavolo della comunità internazionale. Lo diciamo l'anno scorso, vi ricordate la visita al Cremlino del marzo scorso, anche la nostra posizione molto forte all'interno dell'Unione Europea, ma questo è il punto chiave. Adesso mi pare che finalmente si sia iniziato un percorso comune a partire dal tavolo di Vienna, che si riunisce puntualmente con i ministri degli esteri. Per noi partecipa Paolo Gentiloni, che io spero possa essere la soluzione al grande problema della Siria da troppi anni bloccato. Quindi abbiamo discusso a lungo di questo con il presidente Putin e spero che anche il G20 faccia fare un passo in avanti nella giusta direzione che il processo di Vienna ha tracciato. Io credo che sia l'unica soluzione possibile oggi. Presidente, sulla questione dell'accelerazione della Francia, i bombardamenti sullo Stato Islamico, l'Italia come si pone all'interno di uno scacchiere internazionale che vede l'Italia saldamente nell'alleanza occidentale? Io credo che la posizione dell'Italia sia quella del tavolo di Vienna, vale a dire noi pensiamo che ci sia necessità di un accordo ampio, di un accordo che naturalmente veda gli Stati Uniti protagonisti, come fisiologico, naturale e doveroso che sia, che veda l'Unione Europea e la Russia protagonisti assieme agli Stati Uniti e che veda le potenze dell'area coinvolte. Eravamo in Arabia Saudita qualche giorno fa, avremmo dovuto incontrare il presidente iraniano, è saltato per gli attentati. Oggi qui c'è un altro partner chiave di questa regione, che è la Turchia. Insomma, la nostra posizione è sempre la stessa. Di fronte a un problema complesso che dura da molti anni, non è che possiamo immaginare di risolvere tutto con eventi che durano, diciamo, un tempo limitato. Occorre avere una grande strategia politica, occorre coinvolgere Stati Uniti, Russia, le grandi potenze internazionali, e occorre avere finalmente la forza e l'intelligenza di capire che di fronte a un problema così grande non c'è nessuno che lo risolve con la bacchetta magica, e quindi occorre una strategia di lungo periodo. Mi pare che siamo nella direzione giusta e che si sia fatto un passo in avanti molto importante sia con il processo di Vienna che con il G20. Andiamo agli incontri, grazie e buon lavoro.